Guardate cosa vi fa vedere Capitan Lo Conte. Sono delle dentiere per pugili o no? Mi sa di no. E quindi lo chiediamo al dottor Raniero Barattolo, che è addirittura il segretario pugliese della Società Italiana di Endodonzia. Complimenti, Capitano Lo Conte, veramente preparato. Lo Conte, guardi, abbiamo lo stesso problema, la memoria. A breve termine. Allora, dottor Barattolo, questi non sono dentiere per pugili. Sono dentiere per bambini, no, non è vero, sono degli attivatori neuromuscolari. Funzionano praticamente inducendo un trattamento ortodontico fisiologico. È il paziente stesso, bambino o adulto, che con i movimenti che in parte vengono guidati, in parte invece vengono svolti spontaneamente o durante la notte o comunque durante il giorno, è il paziente stesso che modella le proprie basi scheletriche e raddrizza, quindi quasi miracolosamente, poi non c'è nulla di miracoloso, è tutto scientificamente provato. Eravamo pronti a gridare al miracolo, non è un miracolo, e soprattutto non possiamo farlo vedere perché sono caduti, altrimenti l'avremmo fatto. Questi si inseriscono proprio come i pugili, per quello vi abbiamo detto dentiere dei pugili, e si tengono in bocca, giusto? Si tengono in bocca, si fanno determinati movimenti, sono molto morbidi, questi sono quelli proprio di ultima generazione. C'è ovviamente uno studio anche chimico e ingegneristico sui materiali con i quali vengono realizzati. Non è gomma qualunque questa. Non è gomma qualunque, in realtà la filosofia è conosciuta già da 40-50 anni. Il problema è che i pazienti non riuscivano a portarli e quindi non funzionava. Ma sa perché Capitano Lo Conte non vuole andare dal dentista? Perché pure Capitano Lo Conte ha paura, perché pare che dal dentista, questo dicono le ricerche di tutto il mondo, sia lo specialista che più incute terrore nel paziente. Ma non è così, o no? Questo è un problema che abbiamo scoperto affliggere l'intera popolazione. In realtà per noi è talmente scontato che il paziente non deve e non sente dolore neanche durante le fasi dell'anestesia, che è una cosa che non ci dimentichiamo di pubblicizzare addirittura, perché è scontato che il paziente debba stare bene. È scontato? Non sempre è scontato. Però se il dentista è bravo, se lo specialista in generale è bravo, si sente meno dolore, o no? Non si sente proprio dolore. E non si pronuncia neanche la parola nello studio. No, assolutamente, tutto nel massimo comfort, ovviamente. Questo non è un miracolo. No, non è un miracolo. No, ci sono delle tecniche, basta metterle in pratica, studiarle e metterle in pratica. Succede allo studio mediterraneo tutto questo? Succede questo e tanto altro nello studio mediterraneo, perché siamo diversi specialisti, ognuno che ha la sua propria branca specifica, per cui ci occupiamo di curare il paziente a 360 gradi. Quante cose vi fa scoprire Capitan Lo Conte, ma soprattutto, non abbiamo detto la più importante, per i bambini e i genitori che sono venuti qui alla Domenica in Famiglia di cittadebimbi.it, perché dobbiamo dare anche a loro un premio, cosa succede? Succede che tutti i bambini che sono venuti qui hanno avuto in premio la possibilità di sottoporsi ad una visita gratuita presso lo studio mediterraneo, sia da un punto di vista odontoiatrico di base, sia l'impostazione di un trattamento ortoposturale con lo staff degli ortoposturologi di cui abbiamo il piacere di avvalerci. Cioè, pensate bambini, che grande regalo la visita dal dentista, però se fatta senza dolore, non lo pronunciamo, se fatta in un certo modo vi può dare un sacco, anche a mamma e a papà, un sacco di risultati, quindi voi li aspettate, siete là, tanto siete numerosissimi specialisti. Sì, siamo. Non ci sono code, liste d'attesa, no? No, cerchiamo anche da questo punto di vista di rispettare appunto i tempi e di mettere quindi anche i genitori nelle condizioni migliori possibili di massimo comfort. E quante altre cose potremmo dirvi, però il tempo stringe. Dottor Barattolo, è stato un piacere. Danlo Conte, è piacere tutto mio. Magari vengo anch'io dal dentista, chi lo sa. Adesso mi sa che non si sente dolore, perché no? Mi aspetti, eh?